Facciamo lo stesso esperimento cambiando liquido, quindi utilizzando l'alcol etilico. Come al solito mettiamo il cilindro vuoto, inizialmente vuoto sulla bilancia, azzeriamo la tara e soltanto dopo aver azzerato la tara, il display segna 0, riempiamo il cilindro completamente di alcol. Perché è meglio riempirlo completamente? Cosa cambierebbe se noi lo riempissimo soltanto a metà? La densità dell'alcol, come la densità dell'acqua di prima, non cambierebbe. Però l'esperimento sarebbe meno preciso. Infatti, se noi lo riempiamo fino al limite, fino a 100 ml, commettiamo un errore che è pari a 1 ml su 100. Quindi facciamo un errore relativo che è un centesimo. Se invece lo riempiamo soltanto fino a metà, fino a 50 ml, allora facciamo un errore che è una parte su 50, quindi la misura è meno precisa. Se io lo riempissi soltanto fino a 10 ml, farei un errore di un decimo, quindi un 10% d'errore, che è un errore che comincia a essere grande, comincia a essere un errore importante. Invece riempiendolo al massimo possibile, noi commettiamo un errore soltanto di un centesimo, cioè l'errore percentuale più piccolo possibile. Ecco perché è sempre meglio riempire il cilindro con il liquido fino al massimo volume possibile. Poi vediamo quello che segna la bilancia, sono 82,22 grammi. Nel caso dell'acqua segnava 99 grammi. Qui ne segna di meno, vuol dire che, già capiamo da questo, che l'alcol è meno denso dell'acqua, perché a parità di volume ha meno massa. Andiamo a fare i calcoli con il file Excel. Come abbiamo fatto prima, sembra eccessivo utilizzare un errore così piccolo, cioè un centesimo di grammo. Meglio alzare l'errore a un decimo di grammo. Quindi modifichiamo la misura della massa e diventa 82,2 più o meno 0,1 grammi. Il volume invece lo lasciamo a 100 più o meno 1 cm cubi. Anche qua potevamo scrivere come prima 100,0 più o meno 0,5, però lasciamolo così. Calcoliamo la densità facendo il rapporto tra massa e volume, casella H6 diviso H7. Calcoliamo l'errore relativo della massa dividendo questo 0,1 diviso 82,2, il volume lo stesso, un centesimo. Sommiamo questi due errori relativi, viene l'errore relativo della densità, moltiplichiamo questo errore relativo della densità per la densità e così troviamo l'errore assoluto della densità che torna ad acquistare l'unità di misura. Quindi non dimentichiamo di mettere l'unità di misura all'errore assoluto della densità. Scriviamo questo errore assoluto con una sola cifra significativa, quindi 0,009, e aggiustiamo i decimali della misura, 3 decimali, 3 decimali. Quindi il risultato finale è 0,822 più o meno 0,009. Si tratta di un intervallo che va da 0,813, togliendo 0,009 a questo numero, fino a 0,831 grammi al centimetro cubo. Ora bisogna vedere se il valore atteso, la densità dell'alcol etilico, che mi sembra sia 0,81 grammi al centimetro cubo, se rientra o no in questo intervallo di misura e se è 0,81 non rientra. Tuttavia il fatto che il valore atteso non rientri nell'intervallo sperimentale non vuol dire che l'esperimento è sbagliato. L'importante è che l'esperimento sia condotto bene da un punto di vista metodologico. Se il procedimento dell'esperimento è stato condotto in modo corretto, l'esperimento va bene lo stesso, anche se il risultato atteso magari non rientra. Andando invece a vedere meglio in internet, vediamo quali sono le proprietà dell'alcol etilico denaturato al 90%, che è esattamente quello che abbiamo utilizzato noi. Alcol etilico denaturato al 90%, non c'è scritto però sull'etichetta la densità, sta scritta però in internet in questa scheda. Tra le proprietà fisiche e chimiche ci dice densità a 20 gradi centigradi compresa tra 0,827 e 0,830 grammi al centimetro cubo. E questi valori indicati in effetti rientrano nel nostro intervallo. Infatti la nostra misura andava da 0,813 a 0,831, quindi i valori riportati in internet e i valori attesi rientrano nell'intervallo, quindi questo esperimento ci dà una misura che è perfettamente compatibile con il valore atteso dell'alcol etilico che è riportato in internet.